L'Associazione Euretica di Udine, istituita al fine di creare un punto di riferimento della cultura etica, in riferimento a tutte le organizzazioni private, pubbliche, imprenditoriali, professionali, sociali e no profit, punta a divulgare i valori comportamentali che devono essere alla base di ogni società, sia a livello nazionale sia internazionale. Una delle principali attività dell'Associazione è rivolta a favorire lo sviluppo della formazione, anche attraverso l'organizzazione di convegni, corsi, eventi e manifestazioni presso le scuole e l'università, nel mondo dello sport e nelle imprese. Nel 2021 l'Associazione Euretica intende ancora promuovere o sostenere incontri di vario tipo, proponendo stili di vita consapevoli e corretti ai giovani. Il primo evento del 2021 dell'Associazione è coinciso con la consegna dei premi Etica 2020, dopo aver attuato analoghe consegne a far data dal 2008. Professore, l'importanza di questa iniziativa? Beh, l'importanza di questa iniziativa, ormai consolidata perché è molti anni che la facciamo, ha un significato unico. Deve essere un messaggio ai giovani, perché noi ci indirizziamo al mondo dei giovani, al mondo delle scuole, e cercare di far emergere quelli che possono essere degli esempi virtuosi, dei comportamenti virtuosi in tutti gli aspetti della vita, sociale, sportiva, economica, istituzionale, perché da questi esempi possano essere per i giovani dei grandi messaggi, di cui loro hanno molto bisogno e molta necessità, soprattutto in un mondo molto oggi negativo, e quindi noi, la nostra speranza è che anche per emulazione possano coltivare anche loro delle speranze che alcune cose si possono fare, si possono portare avanti e si possono anche erigere a modo di vivere. E poi il secondo messaggio è anche quello di far conoscere degli esempi che molte volte ci si dimentica troppo in fretta. Oggi ad esempio ci sono quattro esempi molto belli, io di cui uno ho un'esperienza diretta che è quella di Giorgio Bulzico, che è stato mio allenatore per tanti anni, è stato un maestro di vita. Lui è un esempio di grande correttezza. Ecco, i giovani hanno bisogno di questi esempi, secondo me. Come giudica il richiamo all'etica dell'Associazione Euretica dal punto di vista della promozione culturale? Mi sembra un'iniziativa oltremodo importante e credo anche utile, io credo, in questo periodo storico, perché, insomma, lo diceva già Aristotele in uno dei primi trattati di etica, che era l'Etica Nicomachea, che l'uomo per sua natura tende a perseguire la propria felicità. La propria felicità si può raggiungere in tanti modi, chi attraverso il denaro, chi attraverso il potere, chi attraverso altre forme, ma l'uomo non è che viva da sola su questa terra e credo che sempre più in questa fase storica si stia radicando appunto il principio che stiamo vivendo tutti in un unico pianeta, in una società che è sempre più complessa, ma che ci vede sempre più in relazione gli uni con gli altri. E quindi credo che la cultura abbia in questo momento proprio la funzione, ovvero l'etica all'interno della cultura, di riconoscere questa diversità, questa individualità e quindi la dignità della persona, da un lato, però anche la responsabilità della persona di relazionarsi con gli altri. Quando e perché ha deciso di lasciare il lavoro per studiare e diplomarsi contemporaneamente a suo figlio autistico? Allora, io ho deciso, è stata una decisione abbastanza sofferta, nel senso che ha iniziato le superiori e quindi un grado di scuola molto importante e non aveva la possibilità di essere seguito da educatori e da insegnanti con una certa specializzazione. Quindi il rischio è stato sostanzialmente quello di non proseguire gli studi, di fermarsi a 14 anni a casa tutto il giorno, di non avere altre possibilità di frequentare ragazzi della sua età. E a quel punto lì mi sono messa in gioco, c'è stata tutta una serie di alchimie, diciamo, che sono andate nel verso giusto, tra cui la decisione anche del dirigente di darmi la possibilità di seguire mio figlio a scuola, e così è stato. Quindi dalla prima superiore sono entrata io. Il primo anno ho cercato contemporaneamente di andare a scuola al mattino e al pomeriggio lavorare,
un part-time chiaramente. Poi dal secondo anno in poi ho lasciato il lavoro perché non c'erano i requisiti di seguire, diciamo, tutte e due le cose, e ho preferito assolutamente proseguire gli studi con mio figlio. Certo. Quali difficoltà hai incontrato? Le difficoltà sono state, diciamo, parecchie. Innanzitutto i ragazzi della sua classe, vedersi una persona adulta non è stato semplice per loro, capire cosa stava succedendo. È stato i rapporti, diciamo, si sono solidificati nel corso degli anni, ed è stato, diciamo, una cosa veramente molto preziosa per loro, per mio figlio e anche per me. Poi le difficoltà ovviamente con gli insegnanti, perché si trovavano all'interno della classe un genitore, quindi affrontare anche questa cosa non è stata semplice, però ripeto, con la conoscenza c'è stato il rispetto da entrambe le parti. Poi chiaramente le difficoltà di studio, perché anche quelle ce ne sono state, poi assolutamente rifare una maturità a 50 anni non è stato propriamente semplice, con le nuove norme, le nuove regole, insomma anche quella cosa lì è stata abbastanza, diciamo, pesante, no? Signor Sindaco, che orgoglio si prova ad essere il primo cittadino come Moimacco che ha tra i suoi abitanti una signora come Maria Gariup dal cuore così grande? Beh, naturalmente l'orgoglio è tanto, sia da parte, diciamo, mio personale che di tutta quanta la comunità. Le ragioni sono ovvie, ma provo comunque a spiegarle. Sappiamo, ai noi, come purtroppo, insomma, di questi tempi, la vita di una famiglia che conosce la disabilità è una vita, è un percorso, diciamo così, un po' in solitaria, no? E questo perché tante volte le istituzioni non sono in grado di fornire un supporto adeguato. Questo magari anche solo per mancanza di risorse, per mancanza appunto di risorse. Tuttavia, ecco, quello che non va troppo bene è che questo a volte venga preso come alibi per non considerare il problema. E qui sì invece che possiamo fare molto, e dobbiamo farlo anche presto. Da questo punto di vista l'iniziativa, appunto, della Maria e di suo figlio Alessio fanno moltissimo. Siamo orgogliosi davvero, insomma, che Maria abbia intrapreso questo percorso, e sono anche molto grato al Premio Etica e a tutti gli enti e le realtà che afferiscono effettivamente a questo premio per aver dato un'ulteriore opportunità di parlarne e di conseguenza portare l'attenzione sul problema della disabilità. Come riuscite a superare un dolore così profondo come quello della perdita di un figlio di soli 8 anni? Allora, questa è una domanda molto impegnativa. Il dolore secondo me non si supera mai, però lo puoi trasformare in amore, come ho realizzato io insieme a mio figlio più grande di 21 anni. E quindi noi portiamo sorrisi, portiamo giochi, portiamo qualsiasi cosa che possa far sorridere i bambini, ma anche gli adolescenti, perché al Crodi Aviano ci sono anche gli adolescenti. Perché ha cominciato a organizzare feste e raccolte di denaro per portare, come ha detto, al Crodi Aviano e in altri ospedali giocattoli, TV, PC, tablet, regali e fondi con l'associazione Pierre Pura Energia d'Amore? È tutto iniziato perché mio figlio è nato alla vigilia di Natale. E quindi io sarebbe diventato il primo Natale triste, oppure in sogno mi è arrivato mio figlio e mi ha fatto capire di trasformare il suo compleanno nel compleanno di tutti i bambini del CRO di Aviano. Cosa succede? Che quando mio figlio era al CRO, durante le terapie veniva regalato un gioco ogni 3 giorni, questo perché così il bambino era più positivo e propenso a fare la cura. E questo ho capito che magari potevo aiutare anch'io. E insieme con questo compleanno riusciamo a prendere su anche 1000 giochi in una giornata e realizziamo un anno di terapia. Luca Macchiusi sta combattendo la partita più importante della propria vita, no? Sì, perché a novembre ho scoperto, diciamo, in modo molto casuale di avere un tumore, e quindi, diciamo, dal 19 di novembre che ho fatto questa scoperta è iniziata la mia partita più importante. Come punta a vincere questa partita della vita in un momento in cui, parlando di sanità, sembrerebbe esistere solo il Covid? E quale messaggio sente di dare in merito ai ragazzi che lei è abituato a vedere sui campi di calcio? Allora, essendo, diciamo,
un male che colpisce purtroppo tantissime persone di tutte le età. Ci vuole pazienza e fiducia. Fiducia nelle cure, nei medici e nelle misure, diciamo, di prevenzione che vengono, e di cura che vengono applicate, e pazienza perché comunque è un percorso lungo e difficile, spesso in salita, però il fatto che ci siano delle opportunità credo che sia un aspetto importante, perché nella vita bisogna cercare sempre di darsi degli obiettivi, e il fatto che ci siano delle cure, ci sia la possibilità anche di curare questa tipologia di problemi, credo che sia un aspetto molto importante. E quindi nel mio caso, diciamo, le motivazioni sono anche molto, molto alte, perché ho 3 figli piccoli, una moglie, quindi sicuramente che è straordinaria in questo momento soprattutto, e quindi credo che sia un aspetto molto importante, anche perché le motivazioni, l'aspetto, diciamo, mentale in questo tipo di problematiche è molto importante. Come nelle partite, diciamo, nello sport, l'aspetto motivazionale ti fa andare di là degli ostacoli, e qui è come una sfida, e quindi l'aspetto motivazionale diventa dominante. Quali sono gli obiettivi della Fondazione Pietro Pittini, e per quali motivi avete deciso di sostenere la campagna dei premi Friuli Etica 2020, che anni fa vide anche la consegna di un riconoscimento alla memoria del cavaliere Andrea Pittini? La Fondazione Pietro Pittini si occupa di, insomma, promozione e di sostegno di interventi e di programmi rivolti alla crescita professionale, personale, educativa dei giovani del nostro territorio. L'obiettivo che si è posto Friuletica e l'associazione Euretica con la consegna di questi premi è assolutamente in linea con molti dei valori che come fondazione promuoviamo ogni giorno nei contesti e nelle scuole in cui ci troviamo ad operare. Esporre i giovani a comportamenti sani e virtuosi è parte integrante del nostro DNA. Il digitale ha avuto sicuramente dei meriti giganteschi per tutti, ma in qualche modo ha spesso anche sovvertito per i più giovani i punti di riferimento. Quindi di nuovo esporre le generazioni di oggi ad esempi, a casi così virtuosi e così spesso vicini anche a noi, costituisce sicuramente un elemento di forza e che ci siamo sentiti di sposare appieno. Di Buzzico come giocatore e tecnico di straordinaria modernità, giocatore particolarmente in difesa, pilastro negli anni 60 per 5 anni almeno della squadra che allora era l'Associazione Pallacanestro Udinese, nella vecchia Serie A che sarebbe come la A2 di oggi. Come tecnico, moderno, innovatore, curioso, attento a tutte le ultime novità, con grandi successi soprattutto con la squadra del classe 53 che ottenne il secondo posto alle finali nazionali dei allievi del 1969, e poi fu anche capo allenatore negli anni 70 sia a Udine con la Virtus Patriarca in Serie B, sia a Gorizia e poi con la Libertas il Lavoratore e quant'altro, anche se ritengo che appunto il suo più bel e miglior ricordo fosse proprio quello delle finali nazionali di Porto San Giorgio, perché lui essenzialmente era uno che faceva crescere i giovani, credeva nei giovani, credeva nel futuro. Poi fu, non bisogna trascurare, anche con la pallacanestro femminile a Codroipo a rinverdire i fasti quasi del basket, del grande basket femminile regionale. Però ci tengo a sottolineare che fu quindi estremamente appassionato e professionale, ma mai professionista nel senso deteriore del termine. Anzi, accanto all'impegno nello sport, nell'impegno cestistico, aveva anche grande impegno umano e professionale nel lavoro. Non era di famiglia ricca e quindi incominciò a lavorare prestissimo, a 14 anni, in una società di spedizioni, dove scalò un po' alla volta tutte le posizioni
fino a diventare un manager molto rispettato anche in grandi gruppi, e alternò spesso la capacità di farsi imprenditore, perché fondò a sua volta nel 1977 la Cesped e poi ebbe quindi la capacità di alternare ruoli di grande manager rispettatissimo nel settore e di imprenditore, fino a concludere col figlio. E qui uniamo il terzo aspetto: basket, lavoro, famiglia. Da giovanissimo, come dire, ebbe l'avventura e la fortuna di trovare in Loretta una compagna che sarebbe rimasta al suo fianco per tutta la vita. La conobbe che lei aveva 15 anni, si sposarono che Loretta aveva 18 anni, ebbero Michele, il figlio appunto, che oggi porta avanti la logistic che fu fondata da Giorgio, ma che poi lui lasciò al figlio. Quindi straordinario coraggio, curiosità, inventiva, voglia di mettersi in gioco senza complessi di inferiorità, valorizzando i propri talenti, un messaggio proprio meraviglioso per i giovani di oggi, anche se mi rendo conto e ci rendiamo conto che forse oggi è più difficile per i giovani riuscire ad affermarsi. Una volta c'erano forse più prospettive e possibilità per quelli, però il messaggio ai giovani: non lasciatevi abbattere, siate coraggiosi, siate curiosi, cercate di imparare, accogliete le sfide. E questo è un messaggio che rimane e che da questa grande personalità, diciamo, che è giusto ricordare ed è giusto non mandare nel dimenticatoio, appunto, ci lascia il messaggio di questo uomo di sport, di impresa e di società. Sì, l'Associazione Italiana Donatori Organi, Cellule e Tessuti, come appartenente, come gruppo di Udine, sta continuando nella campagna per la sensibilizzazione della donazione, pur avendo avuto molte difficoltà in quest'anno passato e avendo potuto portare a termine meno progetti. Ma comunque bisogna dire che l'associazione non si è fermata, ha continuato a lavorare con i mezzi che si è trovata, con i mezzi sui social, con tutti i mezzi possibili, e così continuerà anche per il 2021. Abbiamo in campo diversi progetti che cercheremo di portare a termine, facendo sempre conoscere la nostra società a più gente possibile.